Non sono solito iniziare le puntate di Zanzara così, senza leggere direttamente, lascio che di solito siano le parole a prendere forma, a dare la forma ai sentimenti e alle emozioni. Purtroppo ieri, purtroppo qualche giorno fa, anzi, abbiamo avuto una triste notizia, cioè quella che è venuto a mancare un poeta. E quando viene a mancare un poeta, io penso che il mondo debba sempre per forza di cose piangere, perché gli animi nobili, come quelli degli artisti in generale, molto spesso oggi non vengono apprezzati. E penso che quando muore un poeta, in questo caso un poeta campano, la comunità debba, non dico stringersi intorno al dolore, perché non sarò qui a raccontarvi ciò che fanno gli altri, ciò che dicono gli altri. Penso che l'espressione del dolore possa essere anche la parola stessa. E questa sera vi volevo proporre questa poesia che si chiama Cena con Jack Dripper, ha un titolo particolare. È una forma particolare perché è un misto tra poesia e prosa. E A cena con Jack the Ripper fu scritta nel 2018, subito dopo la pubblicazione della mia prima silloge, Lupi dal volto angelico. È stata la prima in assoluto e penso che sia anche la poesia che ha identificato quello che è stato il mio cambiamento poi a livello poetico. Seduti ad un tavolo qualunque, di una qualunque sera d'autunno, mentre le foglie carezzavano l'aria e il fiume, in piena sorseggiava il futuro nebuloso, ci guardavamo negli occhi come nulla fosse. Tu, sconosciuto ai più, assassino di tempo, omicida del diverso, ed io, guascone d'adozione, sereno, curioso di capire il morbo omicida e la giustizia, tua figlia, eco di Catherine, Mary Jane, sentivo l'odore putrefatto di corpi squartati agli angoli di Whitechapel. Tu, con ghigno glorioso ascoltavi silenzioso il cantastorie me, freddo, coperto di nuvole di cipressi, a rimembrar che la felicità fosse solo un sogno tumefatto. Uomo, che hai penato dolore, che hai distrutto vite diverse, per ludo e divertimento, ma perché hai diversi? Perché non ha gente normale, non ha ipocriti sorridenti moderni, non ha gente senza valore d'oggi? Non ha comuni mortali senza identità, dimenticai la paura dinanzi a colui che la paura perse nel ventre della docile madre. Fissi gli occhi di quell'uomo come se il passato fosse scolpito nel ricordo e abbracciato alla patetica, una dolce melodia. La polizia vittoriana prese in giro, il terrore dalla bocca di tutti usciva, eppure una luce illuminava il suo viso sporco di ingiustizia e sangue versato, calpestato di vizi e nascosto all'oscuro pensiero dei secoli, beveva, osservava, sorrideva. Aveva dimenticato il dizionario dei perché. E allora si alzò bruscamente e lasciò l'io senza alcuna risposta. Nel dubbio scrissi una lettera a lui tanto cara. Prendo atto di tutto, prendo atto del niente, prendo atto persino del mondo, condivido il dolore del passato con molti, anche con te. Condivido la ragion d'essere con tutti, persino con te. Non biasimo la natura di un leone, che è quella di sbranare. Biasimo semplicemente il motivo di scegliere un diverso, proprio come te, proprio come la nana gialla che ti ha messo a questo putrido inferno blu. Esala, moribondo, ad una stella che implode. Sei un eco di pianti saccheggiati. Mille notti di perché si inginocchiarono e chiesero perdono ad un Dio qualunque. Zanzara d'inchiostro, siamo il tuono d'un tempo che si è fermato a pregare. Buonasera e ben ritrovati, gentili telespettatori. Questa è Zanzara d'inchiostro, come sempre, il lunedì alle ore 21:30 su Teleprima, canale 91. Continuiamo il nostro percorso musicale, abbiamo iniziato settimana scorsa, questa è la nona puntata e non sono stato ancora cacciato, questo è un buon traguardo, almeno per il momento. E questa sera continuiamo il nostro percorso, come dicevo prima, con un'identità particolare della terra nostra, della terra campana, e vi vado a presentare
quelli che sono due elementi del gruppo Terra Nera. Ciao Enrico. Buonasera. E ciao Domenico. Buonasera. Allora ragazzi, innanzitutto, come sempre, facciamo una piccola presentazione ai nostri telespettatori, per chi non vi conosce o per chi magari è vostro fan. Chi è Terra Nera? Che cos'è Terra Nera? Innanzitutto grazie per l'invito alla trasmissione. Non dovete ringraziare me, io sono sempre un messaggero, come ho sempre detto. Terra Nera è un gruppo della provincia nord di Napoli che ha voglia di fare musica con un certo target, diciamo, sui testi, in dialetto ovviamente, che parlano proprio dei problemi che affrontiamo ogni giorno e di storie vere. Più che altro, siamo un gruppo che ha un'identità, anzi questo è proprio il nostro punto forte, diciamo, sulla musica, sul sound, su quello che alla fine io, Domenico e Alessandro il batterista cerchiamo ogni giorno, diciamo, di cacciare tutto quello che abbiamo, no? Certo. E quindi abbiamo voglia di suonare. Questo è un progetto che va avanti da molto molto tempo, diciamo. Domenico, sì, il tuo pensiero su che cos'è? Sì, diciamo, chi sono questo, Terra Nera? Poi Terra Nera sono, come ha detto anche Enrico, siamo dei ragazzi della provincia e abbiamo da poco anche realizzato il nostro primo album, che si intitola appunto Che tenga a vere. Quindi il titolo non a caso fa riferimento un po' a differenti realtà e situazioni che ci circondano. La maggior parte dei testi tratta, come ha detto Enrico, di storie reali, storie vissute principalmente della provincia di Napoli. Certo. E il nostro sound abbraccia, diciamo, la cultura del sud, il sound tipico, diciamo, un po' di Napoli, della realtà popolare, ma ovviamente si espande anche in una dimensione più vasta, se pensiamo anche ai riferimenti reggae che sono presenti, al pop. Quindi questo è un po' il sound caratteristico dei Terra Nera. E tra l'altro ci tengo sempre a fare questa precisazione, perché poi a livello sociologico si sono un po' mischiate le cose. C'è una grande differenza tra cultura di massa e cultura popolare. La cultura popolare è radicata in quelli che sono, in quello che è anche il folklore, in quello che sono determinate tradizioni, almeno a livello antropologico del termine, mentre la cultura di massa è una cultura molto recente, data da questa espansione totale quasi dei media, quindi dei media, parliamo di televisione, parliamo appunto di radio, che hanno un po' veicolato il messaggio, mentre la cultura popolare è un qualcosa di molto importante che non andrebbe mai persa, perché dà, come dicevi tu in precedenza, un'identità forte, ed è quella che hanno i Terra Nera. Sì, innanzitutto le radici sono importanti, no? Ci fanno capire da dove veniamo. Infatti chi ascolta l'album, sì, come ha detto Domenico, abbiamo anche influenze pop, reggae, però le radici sono importanti, come il dialetto, diciamo quel sentimento forte che accompagna le canzoni, che sono molto dirette, certo, come il sound. Sì, diciamo, bisogna guardare al passato per vedere poi di fare delle cose ottime in futuro. Certo. Tra l'altro, Domenico, molto spesso al giorno d'oggi si è persa questa identità, si vuole quasi distruggere totalmente con il proprio passato. Ti sei mai chiesto il perché? Ti sei dato una risposta? Perché sembra sempre che anche a livello artistico in generale il passato sia qualcosa da dimenticare, mentre il passato non può essere un ponte, appunto, come diceva prima Enrico, per diciamo il futuro. Diciamo che un po' l'analisi del passato che si è persa, nel senso che oggi non si tende più a vedere il passato come punto di partenza per poi sviluppare. Oggi si pensa più a... c'è questo concetto di globalizzazione, di massa, è tutto piatto. Se pensiamo al mondo musicale, ma al mondo che ci circonda, non solo nel mondo dell'arte, oggi in qualsiasi ambito sociale c'è questa piattezza. Oramai si è un po' livellato tutto, ma questo è dovuto al fatto che sono cambiate anche le finalità dell'arte. Mentre prima l'arte era finalizzata a... oggi l'arte è finalizzata a... non lo so, al concetto di guadagno, di popolarità, sì. Si guarda troppo al di là del proprio naso, si guarda troppo nel giardino degli altri e si cerca di imitare. Questo è un po' E quindi no, in questo concetto qui si è perso, ecco Beh. Perché si perde un'identità. A volte vogliamo appartenere a una realtà differente, non guardiamo quella che è la nostra. Sì, perché poi è molto porto più semplice. Porto un esempio banale.
Se ascolti l'album Che tenga avere, Sì. tu vedi la nostra provincia. Cioè, Certo. se tu chiudi gli occhi, vedi le strade, vedi la città, vedi la popolazione che l'abita. Ok? E Certo. quindi, e questo è perché è quello che noi viviamo e lo portiamo in forma artistica, se così possiamo definirlo. Invece oggi si vuole, non lo so, oggi si è di Crispano e però si vuole essere americani, oppure si è americani e si vuole essere di Crispano. Infatti, che tenga varie, È un po' diciamo, questa la è un problematica, e non che sia segnale per dire noi sbagliato, siamo questi, anche perché poi ognuno si siamo così. sente come vuole, si sente dove vuole, questo è Certo. chiaro, però bisogna poi farlo con criterio e farlo con essere reali in quello che si fa. Enrico, quanto è difficile far uscire il proprio io, la propria voce dalla periferia rispetto appunto a un mondo che vuole la globalizzazione, come diceva adesso anche come diceva, scusami, Domenico. Allora, innanzitutto penso che uno deve credere in se stessi, no? Certo. Diciamo, questo fa sì che l'elemento fondamentale è la passione, diciamo, quello che ti aiuta a crederci ogni giorno, a fare sempre di più. Poi dove si può arrivare non si sa mai, è sempre una sfida. L'importante è che uno crede in quello che fa. Cioè, siamo questi, vogliamo fare questo tipo di musica, questo tipo di testi. Sei felice alla Sì. fine, va? No, siete anche molto determinati, vedo, a mantenere questa identità. È una cosa molto importante perché, come dicevo oggi, c'è questa sorta di caos a livello mondiale sulla propria identità, sul proprio io, sulla propria essenza. E proprio per questo motivo vi volevo proporre questa riflessione. Si parla tanto, come dicevo anche nella puntata precedente, di comunicazione 2.0, perché il modo di comunicare è cambiato totalmente anche per l'avvento dei social, che poi abbiano delle cose, diciamo, positive, delle cose negative, come in ogni cosa, per carità. E c'è stato anche questo cambiamento nel recente passato, almeno col recente passato della musica, quindi si può parlare di una musica 2.0, dove è cambiato anche, come parlavamo prima un po' dietro le quinte, dell'approccio con lo strumento, dell'approccio con la musica stessa. Non so voi se l'avete percepito, se lo percepite sulla vostra pelle. Sì, diciamo che a parte con i social ancora mi ci devo abituare, non sono molto social, cioè non sono molto social questa cosa. Per quanto riguarda la musica a livello strumentale, ecco, io prima parlavo di radici, quindi a noi è rimasto ancora quel concetto di voler suonare, cioè quindi quel fatto di voler suonare ci porta poi a fare un determinato percorso, no? Noi pure quando registriamo diciamo che siamo live. Perché siamo molto di pancia noi. Infatti si vede anche nel disco, non è che cerchiamo di fare delle cose tecniche, chissà, cioè virtuosismi. No, noi siamo, c'è cioè il calore dal disco, si sente il nostro calore, il nostro modo Sì, di il vostro è un suonare. messaggio, come dicevo prima, anche diretto, Sì, molto diretto, sì. che non, pure i testi sono diretti e si apprezza questa cosa, perché, come dicevo precedentemente, molto spesso oggi si cerca quel virtuosismo, per riferirmi poi a quello che diceva anche Enrico prima, eccessivo, la teatralizzazione della cosa, l'esaltare Sì. Sì, qualsiasi concetto e qualsiasi sentimento, no, Domenico? è un po' questo fatto di estremizzare, ecco, Sì. più che esaltare direi di estremizzare molte espressioni, ma artistiche e non anche musicali. Il virtuosismo è un momento che ci può stare, è un attimo che può essere inserito, ma portarlo all'estremo poi ottieni un risultato, diciamo, opposto a quello Come che in ogni magari cosa va. cerchi di, come in ogni cosa chiaramente, che cerchi di ottenere. Quindi bisogna, in tutte le cose bisogna dosarle al punto giusto affinché ci sia un equilibrio valido. Ecco, lui parlava prima di arrangiamenti, Enrico, o parlava del nostro modo di fare i brani. Io penso che la cosa che conta di più è trovare un equilibrio all'interno di un lavoro. E per far sì che c'è un equilibrio tra io che suono la chitarra, Alessandro che suona la batteria, Enrico, tutti devono essere finalizzati al fatto che deve uscire fuori il messaggio, non deve uscire fuori l'io personale. È un po' come quando giochi di squadra, no? Questo Sì, che perché poi conta quello il che gioco di deve uscire è la squadra. E canzone, diciamo, il poi deve messaggio è la uscire il canzone. sentimento, deve uscire la canzone fuori, non uscire, non la dimostrazione. La musica non è dimostrazione. La musica è condivisione, è trasmettere se stessi, è un sentimento, è una passione.
ma non è una dimostrazione, non c'è niente da dimostrare a mio avviso nel mondo della musica, se non se stessi, se non esprimere se stessi. Questa è una cosa molto bella quella che hai detto, e per fortuna che ci sono ancora persone al giorno d'oggi che la pensino così, che vogliono trasmettere, ecco, un'emozione pura, un messaggio, un qualcosa anche a chi ascolta, e non lo fanno solo a scopo personale. E a questo proposito, ragazzi, a proposito di Terra Nera, io volevo chiedere così i vostri riferimenti musicali a livello generale, proprio nel mondo della musica, quali sono? Allora, riferimenti musicali, diciamo, come guardando al passato un po' tutta la tradizione della musica napoletana, diciamo, poi anche quella là, diciamo, come Pino Daniele, diciamo tutto il panorama un po' napoletano, anche se noi veniamo da studi jazz, anche se poi jazz non lo suoniamo, perché non, cioè, lo studio è importante, il jazz, però noi interessa il nostro percorso, certo. Quindi diciamo la musica è 360 gradi, cioè nel senso posso sentire un brano di Coltrane come un brano di Miles Davis, come un brano di Pino Daniele, di Avitabile, di Gragnaniello, cioè su questa cosa è un po' a 360 gradi, diciamo. Mentre per quanto riguarda te, sì, sì, penso che il discorso è quello lì, nel senso che la musica va sempre ascoltata, senza pregiudizi, nella sua globalità. Puoi trovare ispirazione, come ha detto Enrico, dai classici napoletani, puoi trovare ispirazione dalla musica classica, puoi trovare ispirazione dal jazz, ma da tutto, dal pop, anche da quello che oggi, che prima ho definito piatto, magari ci sono situazioni che possono darti un qualcosina. Ecco, l'importante è sempre saper cogliere e poi saper sviluppare. Diceva un caro maestro, il mio musicista è anche il miglior ladro. È quello lì che ruba un'idea e poi la fa sua. Chiaramente, ecco, tornando al discorso di piattezza, quando la rubi e poi la spiattelli uguale, là succede insomma questo. Invece noi abbiamo preso un po' di idee varie, un po' sono le nostre, e messe insieme, combinate, nell'insieme danno un risultato. No, più che altro poi al giorno d'oggi si tende anche molto spesso a giudicare senza conoscere, no? Ci sono varie critiche anche a vari generi musicali attuali, le quali persone tendono a giudicare a priori, che è una cosa, secondo me, esatto, folle, sì. Folle, nel senso che io, per carità, sono il primo ad avere gusti anche in ambito musicale, anche in ambito letterario, però l'escludere a priori tutto, secondo me è una totale mancanza anche di pensiero, di critica, perché poi io penso che le critiche siano importanti a livello però costruttivo, non devono essere critiche distruttive a priori, no? Basate su pregiudizi o basate su cose che non conosci, di cui non sai nulla, no? Enrico? Sì, certamente, però ripeto, la forza, diciamo, della nostra musica, diciamo, è credere sempre. L'obiettivo, diciamo, sappiamo che è difficile arrivare al messaggio con un certo sound, il dialetto, certo. Però è questo che poi ci spinge a fare musica, no? Sì, infatti tra poco faremo anche una breve riflessione, no, sul fatto dei testi, ma io ne approfitto in primis per andarci ad ascoltare proprio i Terra Nera con Terra Nera, e poi torniamo qui, sempre col nostro teatro alle spalle, Zanzara d'Inchiostro, Teleprima. Quante storie t'hanno raccontate, chi da vera bella e chi da prezzi, chi se fa guaglione e se ne va. Errami quanti figli è cresciuto e non si sa ancora dove se va. Terrami tra fossi scavate e sti creature che vanno parlare. Che sta terra tua luna fa spia, sape tutte cose e volesse parlare. Che sta terra tua chi canta mille pensieri se volesse ascoltare. Terra mia quanta emozione, bella e brutta ma che ci vuoi fare. Chi ti vuol bene ci dà veleno e ci ti leva dignità. Terra mia c'è ogni giorno,
ma nessuno te va aiutare. In dei piazzi c'è munnezze recente, abbandonate la felicità. Che stia della tua luna fa spia, sape tutte cose e volesse farla. Che stia della tua chi canta, canta mille pensieri se volessi scordare. Che stia della chi s'arrangia, se sembra arrangiata e continua a cantare. Che stia della burruta e mazzia, dicendo se mi mangiate e mo ci vanno in sputa. Che stia della tua luna fa spia, sape tutte cose e volesse farla. Che stia della tua chi canterà nel mille pensieri se volessi scordare. Che stia della chi s'arrangia, se sembra arrangiata e continua a cantare. Che stia della cornuta e mazia, dicendo sempre magnate e mo ci vuole nisciuta. Che stia della cornuta e mazia, dicendo sempre magnate e mo ci vuole nisciuta. Questi erano i Terra Nera. Allora ragazzi, subito c'è stata una parte del testo che mi ha colpito e mi rivolgo ad Enrico. Quando si parla del territorio campano e si dice gente che ci ha fatto quasi perdere la dignità, ci ha affossato in un certo senso, e sì, come dice la canzone, un po' di rabbia, no? Come dice la canzone, sì, una canzone di rabbia sicuramente, perché non è che diciamo fotografa il momento, perché è così da anni e anni. Quando dico chi ti va bene, chi ti avvelena e chi ti leva la dignità. Perché la dignità è importante, non è una parola forte, diciamo, e a volte ce la tolgono la dignità, a volte per colpa nostra, a volte vero, molte vero. Delle volte non per colpa nostra. In questa canzone c'è tutto del concetto Terra Nera, secondo me, vero. Tra sound, parole. Sono quelle canzoni che vengono scritte velocemente, perché come esce di getto, esce tutto velocemente. Sì, anche perché forse un io perché che le senti sentire. Proprio. Esatto. Sì. È un io che deve farsi sentire, è un io che vuole uscire, certo. Perché deve raccontare delle storie che purtroppo oggi vengono messe in secondo piano. No? Molto spesso non si parla delle vere situazioni nelle periferie, non si parla di ciò che accade, ma. Questo secondo me un po' penalizza anche tutto ciò che nasce, quanto di buono nasce appunto nella periferia, perché non è detto, io sempre sono un fervido sostenitore di questo concetto, non è detto che per far uscire la grande idea ci voglia per forza la grande persona nella grande città. Eh beh sì, questa sia una bella riflessione. Anzi, probabilmente le più belle idee sono nate con la grande persona nella grande città. Beh, è chiaro che le opportunità sono diverse, certo. Le opportunità che si trovano sono differenti, però ovviamente se ci sono delle potenzialità, poi un po' alla volta con lavoro riescono ad emergere, magari un percorso più lungo, magari più faticoso, però se c'è qualcosa di valido, prima o poi funzionerà. Almeno così la vedo io, poi oddio, può darsi che mi sbagli. Però noi puntiamo a cercare di fare un percorso che sia valido, che sia giusto, consono a quelle che sono le nostre potenzialità e quella che è il rispetto, ecco, parlava prima di dignità, rispetto di noi stessi. Prima penso che innanzitutto bisogna rispettarsi, rispettare la propria personalità, sapere dove si può arrivare con la propria personalità e cercare di arrivare con la propria personalità, che non è cosa da poco. Oggi è più facile svendersi, è più facile, non parlo della musica, adesso parlando in generale, è più facile essere qualcos'altro che essere se stessi, invece bisogna essere se stessi. Assolutissimamente. Se si vuole arrivare, se si vuole lasciare un messaggio, poi se non si vuole lasciare un messaggio, questo è un altro discorso, però nel nostro caso magari funzioniamo se siamo noi stessi. Se facciamo altro, purtroppo non siamo così validi, non siamo così sicuri e non siamo così diretti.
Allora, no, io dopo queste belle riflessioni, anche molto profonde, voglio alleggerire un po' il clima. Parliamo di cose belle, ragazzi. Parliamo di Sanremo, dell'esperienza Sanremo Rock. Che cosa vi ha dato, che cosa vi ha lasciato, tutto quello che avete provato, anche l'emozione a stare lì sul palco. Sì, Sanremo Rock è stata, diciamo, una bellissima esperienza, perché comunque partire con gli strumenti è sempre bello, cioè comunque è quello che vogliamo fare, quindi sì, bellissima esperienza, abbiamo fatto nuove conoscenze, poi suonare su quel palco fa sempre un certo effetto. E anche i consensi della giuria ci hanno fatto molto piacere, perché hanno proprio evidenziato quel fatto che dicevamo prima del nostro sound. L'hanno percepita questa cosa e siamo Questa rimasti penso che sia la cosa contenti. Sì, migliore. era quello che volevamo, perché poi comunque anche portare una canzone in dialetto, l'abbiamo portato Palumella, che fa Sì, parte sempre sì. del Certo, disco. È sempre bello, no, questa esperienza. certo. Domenico? sì, sicuramente è stata un'esperienza, diciamo, formativa, perché ti trovi lì a suonare su un palco importante, devi essere pronto in poco tempo, devi rispondere. La risposta c'è stata, penso. È stato anche favorevole il ritorno, diciamo, dalle nostre parti, no? Nel senso che ha un po' accomunato molte persone, la diretta, a vedere si sono raccolti, quindi è stato anche un momento di condivisione e questo ci ha fatto piacere, Sì, insomma. sono esperienze che ti formano, appunto, Sì, sì, sì. come dicevi tu. A proposito di Sanremo, a proposito di Ariston, c'è stata un po' tutta questa polemica in questi giorni dove Amadeus e Fiorello hanno minacciato le dimissioni perché il ministro Franceschini ha chiesto di un Sanremo senza pubblico perché giustamente i teatri sono chiusi attualmente, i luoghi di cultura sono fermi, chi è da poco ripartito oppure sono fermi da tempo, appunto, come i teatri. C'è stata tutta questa un po' questa polemica che sta impazzando sul web. Vi volevo chiedere un vostro parere sui luoghi di cultura in questo momento chiusi, in particolare i teatri, se secondo voi sono una scelta che può essere avallata o meno, non lo so, una sensazione vostra, da parte vostra su queste Diciamo decisioni. che quando così muore la cultura, no? Cioè, in questo periodo sono quasi più di un anno, quasi un anno, che quando muore la cultura è sempre un male, diciamo, perché la cultura è quella che fa andare avanti, per tutti, per bambini, per giovani, per vecchi. Certo. Quindi poi per quanto riguarda Sanremo, non lo so, senza pubblico, anche perché il pubblico è quello che dà la forza, no? Certo. A un artista. Suoniamo per andare ad esibirci, quindi è la cosa più importante, essenziale. Poi quello che vogliono fare Fiorello e Amadeus, questo non lo so. Posso dire solo che questo periodo è un brutto periodo, perché ripeto, la cultura è una cosa importantissima, è È vitale. fondamentale, sì, per renderci soprattutto poi liberi da qualsiasi canone, quei canoni che parlavamo prima, anche quei limiti che spesso vengono posti a livello artistico agli artisti stessi, no, Domenico? Sì, anche questo è un buono spunto. Diciamo che non so come andrà a finire questa situazione di Sanremo. D'altro canto c'è da evidenziare il fatto che sì, è un anno che è tutto fermo dal punto di vista culturale. Fermare la cultura significa fermare anche un po' l'evoluzione dell'umanità, nel senso se si ferma la cultura si è fermato tutto. Ma d'altro canto, così come fermare tanti altri ambiti lavorativi non credo sia stata una Certo. mossa saggissima, però c'è da dire che bisognerà ripartire da qualche parte. È chiaro che l'assenza del pubblico, anche noi quando siamo andati a fare Sanremo Rock, ricordiamo che non c'era la possibilità di riempire l'Ariston, anche lì c'era distanziamento tre poltrone, si è Sì. fatti così da una persona a un'altra, e quindi si è persa anche un po' quella spinta, è diventato tutto palesemente fritto. È chiaro che suonare senza pubblico, fare qualcosa che non è finalizzato poi a creare calore, a creare condivisione, a creare quell'ambiente che è magico se c'è. È un po' come dice il nostro testo, ma grande ma sono con me. Effettivamente è un po' così. Quindi non so come andrà avanti, però. No, questo è un discorso È un difficile anche discorso perché ci sono tante cose difficile, burocratiche sì, da da tener dire. conto. Poi è Poi è chiaro chiaro. che bisogna anche rispettare il fatto che se gli altri stanno fermi, gli altri teatri sono stati fermi, Certo, sì, no? Non infatti. mi viene da dire avere un occhio di riguardo per. No, non è una cosa saggia, secondo me.
Sì, questo poi quello che ribadiva appunto Franceschini su questo fatto che i teatri Sì. comunque sono tutti chiusi, non veda perché l'Ariston debba Perché stare sì, aperto. certo. Queste sono, diciamo, poi noi molto spesso siamo bravi sempre a criticare dai nostri divani tutto quello che si fa a livello, diciamo, più alto. Certo, a volte non è neanche semplice gestire situazioni come queste, questo va sottolineato e detto più volte, è sempre facile dire si poteva fare questo, si poteva fare quest'altro, ci sono tante cose anche da Da tenere tener a conto, bada e a come. mente, no? Ragazzi, torniamo sui vostri testi, che questa cosa mi intriga, come avete potuto, diciamo, osservare prima, anche a me piace un sacco scrivere, scrivo poesie, ma anche prosa, e quindi quando ascolto anche un brano, mi focalizzo subito sul testo. Parlavamo di immediatezza, di questo messaggio diretto che arriva. Innanzitutto vi volevo chiedere la scelta chiaramente del napoletano, quindi una sorta di amore viscerale verso quella che è la nostra napoletanità, mantenere viva la tradizione campana e napoletana in questo senso. E volevo chiederti, Enrico, se c'è un perché sul fatto che tu abbia scelto questi testi così diretti. Oppure se è stato semplicemente, come dicevamo prima, un istinto che può essere di rabbia per Terra Nera, che può essere di speranza per Palumella, può essere, insomma, può avere varie sfaccettature. Innanzitutto la poesia è importantissima, no? Nella canzone c'è la poesia. Cerchiamo di essere più immediati come concetto canzone. Per quanto riguarda i testi in dialetto, ci viene naturale, sono diretti e poi le canzoni non sono nate a tavolino. Mo scrivo questa canzone perché no, sono proprio degli stati d'animo, Vero, delle cose vero. vissute. Palumella è un grido di speranza, Sì. infatti l'abbiamo portato sull'Ariston perché là volevamo fare uscire la poesia. Diciamo, non siamo andati per un concetto molto più rock, ma doveva uscire il messaggio della poesia, di quello che volevamo dire. Senti, Domenico, visto che abbiamo parlato di testi e di napoletanità, quanto è difficile mantenere questa identità napoletana al proprio interno e cercare di portarla verso un mondo che oggi sembra quasi chiuso, no? Al diverso, sembra chiuso a ciò che non gli appartiene fino in fondo, perché comunque ti devi rapportare con una nazione in primis, poi con un mondo che è totalmente, non dico diverso, ma chiuso e globalizzato, massificato, tutto uguale. Tu dicevi prima piatto, che è un'espressione che secondo me calza a pennello in tal senso, quindi quanto è difficile portare avanti questo messaggio con un dialetto e con quindi tutto quello che poi ne deriva dal portarlo in dialetto. Sì, diciamo che sicuramente ha delle difficoltà che però posso dire nel tempo, un po' alla volta stanno venendo anche meno. Diciamo Questo è che importante. sì, possiamo dirlo con più serenità, nel senso che adesso il napoletano sta un po' alla volta, grazie paradossalmente, ma non solo, grazie a questi nuovi movimenti musicali, sta avendo un riscontro anche abbastanza positivo. Più del passato, forse. Benché ci siano stati artisti nel passato, hanno fatto a mio avviso di più, però ultimamente il napoletano si sta risollevando e questo non può che farci piacere. D'altro canto, sì, è sicuramente un po' più complicato, soprattutto in determinati contesti, risulta un po' magari più stile, si tende più a considerare un po' il formato canzone italiano, no? In certi contesti, però in altri sta un po' alla volta iniziando a funzionare, si sta un po', benché sia. Il tuo discorso sì, è sicuramente valido nel senso che c'è questa chiusura, però un po' alla volta si sta risolvendo. Speriamo di riuscire a dire anche la nostra, di provare a far meglio, no? A portare più in Portare alto avanti il nostro. questo concetto dialettale. Però mi soffermavo in particolare sul napoletano, che tra i vari dialetti è quello che dal punto di vista Sì. musicale funziona di più, sta avendo più riscontri. Assolutissimamente sì, anche perché è molto musicale rispetto a Sì, tanti altri dialetti, chiaramente anche sì, ha italiani. E quella forza musicale che fa la differenza, poi che ha la canzone sempre fatto la napoletana. differenza, Sì, esatto, canzone la canzone napoletana napoletana, classica ma non solo è la qualcosa di canzone, e non meraviglioso. solo in Italia, sicuramente. No, no, infatti, se vai, anzi, non posso mai dimenticare in Austria, addirittura c'erano i Carillon con O Sole Mio, che Sì, ineggiava, sì, sì. cioè c'era Mozart, c'era Beethoven e c'era O Sole Mio. E questa fu una cosa meravigliosa perché quando ascolti una cosa del genere dici, vabbè, c'è Mozart chiaramente, c'è Mozart, c'è Beethoven, ci sta tutto, e poi c'è O Sole Mio a fianco, tu dici.
Allora forse sono io che non mi accorgo di quanto sia importante anche Napoli nel mondo. Mo ho fatto l'esempio dell'Austria, ma si potrebbe fare l'esempio del Giappone, della Cina, di tutte le nazioni del mondo, di quanto amino la canzone napoletana, no Enrico? Sì, anche perché ho sempre detto che i generi musicali importanti, no? Si dividono in quattro: la musica classica, certo, la musica napoletana, quella brasiliana e il real book americano, diciamo. Quindi noi facciamo parte di queste quattro e penso che nel mondo sì, la conosciuta in tutto il mondo la canzone napoletana. È apprezzata soprattutto in tutto il mondo e tutti la vogliono cantare, la vogliono ascoltare. E questo, secondo me, ci fa capire poi che effettivamente, come dicevo adesso, non diamo importanza a quelle che sono le nostre radici, spesso le sottovalutiamo e pensiamo che siano frivole, che siano banali, invece torniamo no. Torniamo al discorso di prima fatto, sì. Sono radicali nel mondo. Quello che ho detto prima, esattamente, cioè, nel senso che cioè, ha una forza abbastanza importante la cultura napoletana, la scuola napoletana, sì. Se pensiamo ai grandi compositori del passato, hanno fatto la differenza. Ma poi Napoli è stato un centro del mondo, sì, anche i grandi poeti sono venuti a Napoli. Sì, 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 assolutamente, Napoli è sempre stato un centro culturale ampio e innovativo, possiamo dire tranquillamente. È chiaro che in questi ultimi anni si è un po', magari forse dopo la morte di Pino, si è un po' persa quella, diciamo, con la forza, però la stiamo ritrovando un po' alla volta, magari mediante immagini diverse, mediante sonorità diverse, però si sta evolvendo. Sì, come ogni cosa cambia. Come ogni poi. Cosa, è chiaro. Sì, 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 ci sono questi cambiamenti. Allora ragazzi, noi ci prendiamo il primo break pubblicitario, ci vediamo tra pochissimo, sempre su Teleprima, con Zanzara d'Inchiostro. Teleprima, canale 91 del digitale terrestre, streaming su www.teleprima.it, ti tiene compagnia 7 giorni su 7, 24 ore su 24, a partire dalla rassegna stampa della mattina, il prima TG Flash delle 11 e delle 18 e il prima TG alle 13.30 e alle 21. Ma non solo, pillole di cucina, motori e migliori film italiani e stranieri. Dalle 21.30 dal lunedì alla domenica in esclusiva la nostra prima serata con i programmi di sanità, politica, cultura, istituzioni, musica, intrattenimento e calcio. Per contatti chiama allo 0823 42 17 17 o scrivi a redazione tg@teleprima.it. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Ed eccoci qui di nuovo con i Terra Nera. Allora, mi è venuta una riflessione da fare ascoltando i vostri brani. Voi avete avuto la brillantezza, la capacità di dare attraverso una sonorità più esposta, più allegra, diciamo, la riflessione del testo più diretto, del testo che comunque arriva all'anima, arriva al cuore. E questa cosa qui, Domenico, è diciamo studiata, è voluta, è cercata, non lo so, perché penso che sia poi l'impressione che diamo anche ai nostri telespettatori di questa sera. Sì, sicuramente è stato fatto un gran bel lavoro da quel punto di vista, mi riferisco principalmente alle sonorità, agli arrangiamenti. Abbiamo cercato di dare la giusta serenità, la giusta spensieratezza, anche quando si trattava di affrontare tematiche un pochettino più, cioè un po' più pesanti, un po' più dure, se ci riferiamo, prendo spunto dei brani Terra Nera, Palumella, ma anche Che Tenga Vere, che magari è un finto testo leggero, ma in realtà non lo è. E quindi questo lavoro che abbiamo fatto è stato importante perché ci ha permesso anche di catturare un pubblico più vasto, nel senso che spesso si ascolta anche la musica, perché la musica è un momento anche di evasione. Certo. E se rendiamo quel momento di evasione pesante, inizia con tematiche di testi pesanti, inizia poi a non essere sempre ben digerito.
Quindi abbiamo cercato di fare questo lavoro anche in maniera naturale, perché poi chiaramente i brani vengono sempre con la loro naturalezza, nascono sempre con la loro naturalezza. Però c'è stato questo lavoro e mi ha fatto piacere che è stato comunque notato. E... sì. No, poi tornando a ciò, anche se si ascolta bene la canzone, sì, che stai tornando senza sole, che sì, abbiamo fatto anche un video quella, clip, sì, che adesso tra poco andremo ad ascoltare. Diciamo che parla di una storia triste, tra virgolette, di un amore perso. No, però seguendo il sound, la musica, sì, sembra addirittura una canzone allegra. Questo è un grande merito da parte vostra, perché appunto il rendere, secondo me, un testo che è già una riflessione di suo, con una musica molto, tra virgolette, tenebrosa, cupa, ma mettiamola così, probabilmente avrebbe portato gli ascoltatori in generale a pensare e a riflettere sul messaggio come fin troppo pesante. Invece secondo me è importante proprio perché, come diceva Domenico, l'evasione al giorno d'oggi, soprattutto nell'ambito musicale, è fondamentale, perché la gente ha bisogno di evadere dalla realtà, che è già piena di problemi, e se il prodotto a livello proprio artistico è un qualcosa che li porta addirittura ad avere altri problemi o a pensare e riflettere a quegli stessi problemi, probabilmente si perderebbe proprio il senso dell'evasione di cui parlava giustamente Domenico, no Enrico? Infatti la musica... questa è la musica importante, no? Ci accompagna durante la giornata, certo, con una canzone, come la musica, anche senza parole. Ti fa star bene, no? Oppure ti fa ricordare una cosa. La musica, bravo, ti deve fare evadere un po' dalla realtà di tutti i giorni. Insomma, c'è pesante la realtà nelle cuffie, nell'ultimo periodo. Ti perdi, no? Ascoltando un brano nelle cuffie... ti deve far stare bene, perché ci sono troppi problemi della giornata. Sì, come diceva poi tra l'altro, prima ho citato Beethoven, diceva dove non arrivano le parole arriva la musica. Arriva, sì. E sì, perché poi pure io personalmente quando ascolto musica ho sempre sensazioni diverse, anche magari ascoltando lo stesso brano, dipende anche come stai, secondo me, psicologicamente, come stai affrontando la giornata, quali sono le emozioni che poi ti passano per la testa in quel preciso istante. E però la musica ha questa grande capacità di quasi riappacificare te stesso con il tuo io, con la tua anima, e anche provando sensazioni a volte dolorose, no Domenico? Perché è chiaro che la musica può dare a volte dolori, magari in canzoni più cupe, più tristi, come dicevo in precedenza. Assolutamente sì. Beh, penso che forse uno degli aspetti più belli della musica è proprio il concetto di viaggio. Cioè il viaggio che ti permette di fare la musica con qualcosa che è unico, perché non è come, non so, spostarsi da un luogo a un altro fisicamente, ma uno spostamento diverso, è un fluttuare nell'aria con la musica, qualcosa di completamente diverso. Ti permette di raggiungere luoghi inesplorati, ma di te stesso, e quindi è qualcosa di... che solo la musica e l'arte può fare. E perciò dobbiamo fare in modo, ecco, tornando al discorso di prima, di preservare la cultura, di preservare l'arte, perché è qualcosa che non si può... è qualcosa che non puoi ricreare in maniera artificiosa, qualcosa che non verrà fuori da niente, da nient'altro, se non da se stessi. E quindi questo è un aspetto molto importante che noi abbiamo cercato di evidenziare, ma è quello che a me piace anche ricercare nel mondo della musica. Cioè quando ascolto, io non penso, il primo ascolto che uno fa della musica non è legato al il tecnicismo, ok, questo ha suonato, ha fatto questo, questo è quello che viene dopo. Il primo ascolto invece è quello lì che chiudi gli occhi e dici ok, questo brano dove mi porta? Cosa c'è di questo artista che mi sta dicendo? E no, questa è una delle cose più belle in assoluto della musica. Sì, tra l'altro secondo me è la finalità della musica. Cioè, se la musica non fa questo, inizia a diventare un qualcosa di artefatto, è una masturbazione. E così, se non fai questo, è quello. Sì, sì, no. È fine, è per te stesso. Allora, se è per te stesso è un conto. Ma se deve arrivare, se è un messaggio, allora deve avere le caratteristiche di un messaggio, deve essere articolato come un messaggio. Noi adesso ci andiamo ad ascoltare I Terra Nera con Che sta giornata è senza sole. Sign
non saci spiegare perché da una si chiude. Ma società non gestiva più, ma così chiude. Dica ci credeva st'amore, cacchia tutto mi faceva suonava e voleva suonare vicino a te. Che stai unata e senza sole, non fa neanche a fine s'affacciare. Che stai unata e senza sole, e tanto tempo passa e se ne va. Ma stai unata e senza sole, non fa neanche a fine s'affacciare. Che stai unata e stai unata da passare. A tutta gente che sto buon, ormai non te pensi più. Magari c'è una cavità mi bocca, andiamo che non ci stai tu. Quante parole si ricevono, stammo sempre insieme. Quanti ricordi e credeva sta buona e credeva sta buona. Chissà se mi pensa ancora, se ho veramente voluto bene. Come tutte cose belle passano a presto e non tornano più. Che stai unata e senza sole, non fa neanche a fine s'affacciare. Che stai unata e senza sole, e tanto tempo passa e se ne va. Ma stai unata e senza sole, non fa neanche a fine s'affacciare. Che stai unata da passare. Voglio ridere, voglio camminare, voglio pazziare, che voglio cantare, che voglio cantare. Domenico, vengo subito da te. Tra l'altro il titolo, questo videoclip è uscito anche, lo trovate su YouTube, è uscito un mese fa, ha fatto tantissime visualizzazioni, sì. Tra l'altro potrebbe sembrare quasi fatto apposta per il periodo che stiamo vivendo, perché effettivamente è un periodo senza sole non possiamo uscire di casa neanche, sì. Però c'è un messaggio diverso anche come anticipava prima il buon Enrico. Sì, sì, allora il filo conduttore di tutti i brani è sicuramente la tematica dell'amore, esposta in differenti situazioni, in differenti realtà. In questo caso si tratta di una storia d'amore, diciamo, finita male, un tentativo di recupero di questa storia d'amore. È una storia vera, reale, accaduta, oh. E quindi niente di, non ci siamo inventati niente. Sono storie che comunque anche abbastanza quotidiane, certo, che accadono bello, praticamente bello. Spesso. Fa riferimento a una persona che noi conosciamo, insomma, non c'è niente di artificioso. Però se poi la possiamo, ovviamente ogni canzone può avere un'interpretazione diversa, può essere anche rapportata in situazioni diverse e può fare riferimento anche a questa realtà che ci circonda. È chiaro che prima o poi il sole dovrà uscire, altrimenti insomma facciamo una brutta fine tutti. È vero. Insomma questo è. Sì, Enrico, mi rivolgo a te.
questo fatto di poterla contestualizzare appunto ai giorni nostri, che effettivamente, ripeto, sono stati veramente, è un anno che viviamo questa situazione così difficile, vi ha fatto mai pensare anche che un periodo come questo, come la pandemia, possa portare gli artisti, non dico a deprimersi, perché poi l'artista è sempre artista in qualsiasi ambito, nel senso della vita sociale, però anche a una produzione, una tipologia di produzione diversa, perché comunque il mondo fuori è, non dico che sia distante attualmente, ma quasi, perché comunque siamo limitati nella nostra libertà, quindi c'è anche meno possibilità di vedere ciò che ci circonda, ciò che accade, quegli attimi quotidiani che a volte ti danno l'ispirazione anche per scrivere. Quindi non so se per te magari è cambiato qualcosa in questo periodo, o se comunque è rimasto quel io artistico che è tanto caro a me, di cui parlavamo anche precedentemente. Diciamo che già fare l'artista di per sé già è oggi difficile, oggi soprattutto. Quindi l'artista già è abituato, diciamo, in situazioni ovviamente non critiche come queste qua. Diciamo che a livello di ispirazione, no, non credo, perché comunque l'ispirazione la puoi avere anche guardando la finestra, e anche se passa un gattino ti viene da scrivere una canzone, cioè, quindi non è questo. Così è nata il famoso brano 44 gatti. Però il fatto, diciamo, l'artista è difficile, ma continua, resiste, no? L'artista deve avere la resistenza. Deve resistere, prescinde. Verissimo. Ho fatto anche una puntata in radio qualche tempo fa sulla resistenza della cultura, che in questo periodo deve essere ancora più forte, no? A mio avviso, penso anche per tutti quanti. Sì. E, inoltre, vi volevo proporre, prima di l'ultima riflessione, perché poi il tempo purtroppo a Zanzara d'Inchiostro scorre veloce, le lancette corrono e noi non le possiamo fermare, purtroppo, o per fortuna, insomma, dipende anche dai punti di vista, nel senso che a volte il tempo ci aiuta a cambiare le cose, almeno in determinati aspetti della vita. Però ecco, mi riferisco a una riflessione che volevo proporre a Enrico, sul fatto che molto spesso oggi si pensa alla musica come semplicemente emozione allo stato puro. Secondo me, questo è un mio concetto, l'emozione deve esserci, perché è chiaro che l'artista si deve far trasportare, soprattutto col concetto di pubblico, che il pubblico ti trasporta, però a volte secondo me manca il messaggio dietro. Io molto spesso, quando ascolto artisti anche famosi d'oggi, manca un messaggio, qualcosa che ti rimanga, no? Poi effettivamente, perché io penso che deve far anche ragionare la musica, non deve essere solo emozione. Per quanto mi riguarda, sul fatto dell'emozione, mi collego proprio a un'intervista che lessi su Sonny Rollins, che diceva che poche volte ha chiuso gli occhi mentre stava facendo un solo di sax, perché poche volte aveva raggiunto diciamo quell'emozione dentro. Quindi penso che non sempre arrivi il messaggio. Se arriva il messaggio, significa che il lavoro che stiamo facendo lo stiamo facendo bene, perché poi è quello che... cioè la musica è emozione, l'emozione. Sì, sì, questo sì, assolutamente. Ma Domenico, secondo te? Beh sì, dipende, siamo sempre lì. Torniamo a un discorso di finalità. A volte si cerca di fare, si punta più sul sound, si punta sull'orecchiabilità, e allora è un discorso, magari si prepara anche il pezzo per quel tipo di format. E questo un po' condiziona, cioè, nel senso che è chiaro che poi nel momento in cui ti rendi conto che quell'aspetto porta a dei risultati, allora tutti tendono a di nuovo a ripercorrere questa sfera di format, cioè a cercare di concentrarsi sull'orecchiabilità e un po' meno su quello che può essere il messaggio, il testo, in questo senso qua. Però chiaramente sono sempre scelte che uno fa. Magari ci sono invece artisti che hanno fatto della loro poesia il punto di forza, no? Penso a Bob Dylan, ad esempio. Sì, no? Vero. Bob Dylan, verissimo. Ha scritto pagine e pagine di quaderno per far tirar fuori dei brani, e il punto di forza era la poesia, ha creato la poesia canzone. Sì. Anche di André. Anche di André, riportandoci in Italia, di André l'ha fatto, ma l'hanno fatto non solo di André, hanno fatto tanti altri. Ha fatto Battiato, l'ha fatto Dalla, De Gregori, ha fatto Battisti con Mogol. È chiaro che sono delle scelte. Poi quando riesci a trovare invece il connubio tra le due parti, è lì che viene fuori il pezzo.
Certo. No, lì hai raggiunto il risultato. Sono d'accordo con quello che avete detto. Però, ripeto, dipende sempre come, da dove vuoi partire, che vuoi fare. È un discorso di partenza che tu ti poni. Poi le cose possono anche cambiare, tra l'altro, durante il viaggio, mettiamo come, così. Come? Assolutamente, sì, ma questo è chiaro. Ragazzi, invece, per quanto riguarda i progetti futuri, quello che avete in cantiere, quello che volete fare... Sì, qui so. La passo a Domenico, che è anche molto più social, quindi... Insomma, che i social non ti piacciono tanto, No, ma non ci piacciono. Non mi piacciono. Sono un po' pigro. Ah, sei un po' pigro, ma non è che non ci Quindi piacciono. Domenico ci svela tutti i progetti. Allora, abbiamo un po' di cose in programma. Innanzitutto stiamo lanciando con l'uscita del nuovo videoclip, che sarà di Terra Nera, che è stato realizzato da Raffaele Francese e verrà distribuito dalla Synergy, che appunto è un'azienda gestita dal nostro manager Vincenzo Sorrentino. E con l'uscita di questo videoclip verrà lanciato anche una edizione limitata in vinile del nostro disco. Bellissimo. Quindi sarà distribuito, come detto, dalla Synergy, la copertina l'ha realizzata Antonio Del Prete, quindi un bel lavoro, anche è stato fatto anche un bel lavoro di copertina, di scelta, e quindi sarà possibile preordinarlo e insieme al videoclip potrete acquistare il nostro vinile. Per quanto riguarda le pagine social, potete seguirci sulla pagina, siamo su Instagram Terra Nera o su Facebook Terra Nera. Poi per quanto riguarda invece i lavori, diciamo live, siamo riusciti a chiudere anche un piccolo contratto con un'azienda di booking importante. Ovviamente fino a quando non ripartirà nulla non potremo dare date certe, ma ovviamente nel momento in cui ci sarà qualcosa pubblicheremo sempre sulle nostre pagine per informare tutti. Potete trovare il nostro disco su YouTube, su Spotify, potete seguire il canale di YouTube sempre Terra Nera, c'è il videoclip che avevamo mandato prima di Cristiano e Senza Sole, e ci sono anche due video live. Sì, tra l'altro, ragazzi, è bellissimo il progetto vinile, perché io sono molto legato a questo. Sì, siamo anche noi, a noi piace proprio. Sì, no, io sono legato anche, sapete, al suono un po' sporco del vinile a volte, perché il CD è sempre perfetto. Il vinile dà quella sensazione invece di viverla la musica. Ma c'è bello a vederlo, no? Sì, a me fa quell'effetto che c'è bello. È un'altra cosa, cioè a vederlo è un'altra. Anche perché, per fortuna, guarda, Enrico, oggi si sta un po' rivalutando il vinile, sì, rispetto al recente che passato di prima, sì, esatto, si sta rivalutando, e quindi questa è una cosa importantissima, perché vi ripeto, io sono legatissimo ai vinili, sono una delle cose più belle che si possono vedere e ascoltare, soprattutto. Ma forse anche perché si sta perdendo anche un po' il concetto del disco, no? Sì, bravo. Ormai quasi... Perché con i mezzi che ci sono oggi non si comprano nemmeno più i CD. Questo è quello è il problema. Anche fondamentale. Rimango vecchio ascoltatore di CD. Veri ascoltatori hanno. Sì, quindi questa è una bella cosa, no? Questa cosa che sto facendo. Sì, assolutamente. Allora, ragazzi, siccome noi siamo in chiusura, facciamo una piccola riflessione finale, perché penso che abbiamo detto tantissime cose interessanti. E come dicevo prima, purtroppo non Zanzara non può durare infinitamente, perché uno, mi cacciano da teleprima, non sto scherzando. Due, perché sennò i telespettatori mi maledicono. Però facendo una somma poi di quello di cui abbiamo parlato questa sera, come diceva Enrico, ha detto le radici sono fondamentali, perché ci dicono noi da dove veniamo, che poi il nostro voler andare si può anche differenziare da quelle stesse radici, va bene, noi non siamo giudici, però vorrei, penso che sia Enrico che Domenico sono d'accordo con me, che ci sia questa riflessione da fare su queste radici, perché dimenticare il passato, l'allontanarsi dal punto di partenza, il guardare cinicamente dietro, non porta, secondo me, a tanto, perché ho sempre visto il passato, non solo nella musica, non solo nell'arte, ma anche nella vita di tutti i giorni, come un ponte, un viatico quasi per ciò che verrà dopo. Il passato, sì, a volte può far male, a volte magari è un passato doloroso, è un passato gioioso, può assumere tantissime sfaccettature o tantissime facce del dado, però anche se è doloroso, anche se è brutto, anche se sembra apparentemente negativo,
non bisogna distruggerlo, perché ci ha formato, ci ha reso ciò che noi siamo oggi, ciò che noi possiamo, le persone che possono guardarsi attorno e dire: se io sono questo, se io sono arrivato a questo punto, ma non a un punto per forza secondo me di carriera, proprio a un punto esistenziale, è proprio grazie a quello che si è vissuto in precedenza, proprio grazie a quello che abbiamo vissuto sulla nostra pelle e abbiamo anche sofferto. E questo poi ci porta al futuro. Il futuro noi non lo conosciamo, però possiamo costruirlo o possiamo comunque indirizzarlo, ecco. E il fatto di volerlo indirizzare, quello che ho apprezzato di Terra Nera in generale, è che loro sanno benissimo qual è la loro strada, cioè non sanno bene il messaggio che vogliono mandare, sanno dove vogliono arrivare, e questo non può far altro che dar loro onore per l'identità precisa culturale che hanno stabilito a partire dalle loro radici. Ragazzi, un vostro pensiero finale su quello che ho detto? Sì, hai detto una cosa fondamentale, importante, le radici, come abbiamo iniziato la puntata. Le radici sono importanti, dobbiamo guardare dietro per cercare di fare cose buone e nuove in futuro. Certo. Partendo sempre da lì. Condivido, sì, giusto questo pensiero. Sì. Allora ragazzi, noi dopo questa ennesima riflessione, io vi invito a seguire Terra Nera sui social e anche non solo sui social, perché fortunatamente c'è anche altro, poi quando riprenderanno, quando riapriranno tutto, speriamo quanto prima, per tutti quanti, andiamoli ad ascoltare e viviamoli soprattutto, perché l'arte va vissuta. Io vi do appuntamento sempre lunedì prossimo alle ore 21:30, sempre su Teleprima, canale 91, con Zanzara d'Inchiostro. Una buona serata a tutti quanti. Zanzara d'inchiostro, siamo il tuono d'un tempo che si è fermato a pregare.